Tonia Avitabile, Elsa. Non ho una vita, si disse Elsa guardandosi allo specchio. Gli occhi di un marrone chiaro e luminoso erano ancora belli, accesi da quella voglia di vivere che le rodeva dentro da sempre e che ancora non voleva andarsene. Perché lei era rimasta quella stupida, ingenua ragazza di sempre, anche ora che aveva più di 70 anni. Si guardò di nuovo. Strette rughe le correvano intorno agli occhi, come ragnatele che una casalinga distratta aveva dimenticato di togliere. Sua nipote le diceva sempre che erano la traccia che le avevano lasciato i suoi sorrisi, perché l'allegria le era sempre stata compagna, insieme all'abitudine a sdrammatizzare anche i problemi più grandi, anche le situazioni più penose. E sì che ne aveva vissute di situazioni difficili. Quarta di 8 fratelli, era nata nella periferia di Torino, quando ancora si respirava aria di dopoguerra e di fame. A 14 anni suo padre era morto, così sua madre l'aveva mandata a lavorare nelle risaie insieme alle sue sorelle più grandi. Ore e ore, con l'acqua fino alle ginocchia e le zanzare che non le davano tregua, la sera era così stanca che il sonno tardava a venire e quando finalmente arrivava era anch'esso popolato di zanzare e di acqua e di zanzare. Ma lei non si perdeva d'animo, lavorava e cantava e sognava un principe azzurro che la salvasse da quel mare di fango e di miseria. E un giorno, mentre con le altre mondine sciamavano simili a zanzare verso il paese, lui era arrivato in sella ad una bicicletta, con la pelle abbronzata dal lavoro nei campi e le braccia forti. Era stato amore a prima vista. Tonio l'aveva caricata sulla canna della sua bicicletta e l'aveva portata sulle rive del fiume. Ancora le batteva il cuore ricordando i suoi baci. Si erano sposati dopo poco più di un anno ed erano andati a vivere nella cascina di Tonio, tra vacche e vitelli e lavoro senza fine. Ma si amavano, il lavoro li univa ed Elsa pensava che un giorno, quando la loro bambina fosse stata più grande e avessero avuto qualche soldo in più, avrebbero viaggiato e la domenica sarebbero andati a mangiare al ristorante in centro dove la gente riempiva sale nei giorni di festa. Ma il destino aveva deciso diversamente. Un ictus si era portato via Tonio, che sua figlia era ancora una bambina. Da sola non ce la faceva con la cascina e gli animali e tutto il resto, così l'aveva venduta, aveva comprato un piccolo appartamento quasi in centro a Torino ed era andata a lavorare in fabbrica. Erano stati anni duri, fatti di solitudine e sacrifici. Elsa aveva anche avuto qualche storia, ma nessuno era come Tonio. Nessuno le faceva battere il cuore così forte. Il lavoro l'aveva assorbita completamente e gli anni le erano sfuggiti di mano e senza che neanche se ne rendesse veramente conto, erano volati via. Sua figlia si era fatta donna, si era sposata e lei era rimasta sola nel suo appartamento con troppo tempo a disposizione e poche amiche con cui dividerlo. Ma andava bene così. A lei piaceva essere indipendente e poi spesso la sua unica nipotina veniva a farle compagnia. Con gli anni e la vecchiaia, però, abitare al terzo piano senza ascensore aveva cominciato a essere un problema e sua figlia tanto aveva detto e tanto aveva fatto che l'aveva convinta a trasferirsi in un ospizio.
È per il tuo bene, le aveva detto, e poi lei sarebbe andata a trovarla tutte le domeniche. Ma le visite domenicali pian piano erano diventate mensili. E ora eccola lì, a fissarsi nello specchio, a vivere con persone quasi tutte non più autosufficienti, a sentirsi in prigione, una prigione che lei stessa aveva scelto, perché non si era trasferita in un appartamento al pian terreno, perché si era lasciata convincere a fare quella sciocchezza. Erano appena 6 mesi che viveva in quel posto, ma le sembravano secoli. Non aveva più una vita, non aveva più la sua vita. Così aveva deciso di scappare. Ma sì, l'aveva fatto tante volte da bambina. Scappava di casa per andare fino al fiume, dove c'era l'avventura, la vita. Ma sì, sarebbe andata fino al fiume a cercare i suoi ricordi più belli. Lì li aveva lasciati, lì li avrebbe ritrovati. Così Elsa prese la sua giacca e si avviò verso il giardino che circondava l'edificio. Aveva ancora una figura aggraziata, il passo leggero e lo stesso sorriso bambino che le aveva fatto compagnia tutta la vita. Il cancello automatico dell'ospizio tra poco si sarebbe aperto per far passare il camioncino della biancheria. Conosceva bene il ragazzo che lo guidava, perché spesso si erano fermati a chiacchierare. Gli avrebbe chiesto un passaggio, appena l'infermiere si fosse allontanato, pochi minuti e via verso la libertà. Era stato più facile del previsto, in fondo, e Thomas era stato così gentile da portarla fino al fiume. Elsa si sedette su una panchina. Tante cose erano cambiate in quegli anni. La sua vita era scorsa via come un fiume impetuoso che si era portato via tutto, lasciandole solo i ricordi. All'inizio Elsa non notò neanche l'uomo che poco lontano stava dipingendo. Assorta nei suoi pensieri, non aveva capito di essere lei il soggetto di quel quadro, finché l'uomo non le si avvicinò e le chiese di sciogliersi i capelli che teneva legati con un vecchio foulard. Lei sorrise, stupita, poi lo accontentò e restò lì ferma a pensare quanto fosse strano il destino che quel giorno l'aveva guidata fin laggiù. Dopo un po' l'uomo smise di dipingere. Lei si accostò. «Piacere, Diego», disse baciandole la mano. «Era un bell'uomo, più o meno della sua stessa età. Abito in fondo alla strada. Sta per imbrunire e il mio quadro non è ancora finito. Vuoi seguirmi ed essere la mia modella?» le disse con gentilezza. «Dipende da quanto tempo ci vuole per terminare il quadro», rispose Elsa, guardandolo negli occhi. «Un quadro è finito solo quando il pittore decide che lo sia, ma penso che entrambi abbiamo ancora tempo a sufficienza per aspettare di finirlo del tutto. Vieni, coloriamo insieme le nostre vite». Si presero per mano e si avviarono tranquilli nella direzione indicata dall'uomo. Elsa sorrise. Il fiume in fondo, invece dei ricordi, le aveva offerto un regalo molto più grande, l'occasione di essere ancora donna e di credere ancora in un sogno.